È solo un passo, ma fatto bene quello del 1° maggio alla BLM Group Arena. L'Itas apre la serie di finale scudetto contro i campioni in carica di Civitanova con una vittoria tirata, bella, meritata. Davanti a un palazzetto finalmente sold out, Kazinski e compagni costruiscono una lotta alla pari con i cucinieri, riuscendo a imporsi grazie ai dettagli e a qualcosa in più a muro e in ricezione. Noi siamo contenti di quello che abbiamo fatto oggi, l'abbiamo messi sotto, però. Solo gara 1 non abbiamo fatto ancora niente, dobbiamo andare là, poi dobbiamo tornare qua, e poi ci sono un po' di cose da fare. Erano 6 anni che Trento non lottava per lo scudetto e nel sestetto titolare ci sono solo i due esperti, Kazinski, 7 finali all'attivo con Trento, e Podrašanin, già 5 serie per lo scudetto giocate. Gli altri sono tutti esordienti. Trento deve anche rinunciare dopo poco più di un set a Lisinac, che torna ad accusare i problemi già noti alla schiena. Per lui entra il belga Der. Perfetta non è stato, prima scusa a tutti i tifosi per mia battuta, penso che tutto il pubblico è sempre un po' nervoso quando entra in battuta, ma che alla fine ci sta. Ho fatto, penso, il mio lavoro, ho provato a fare qualche punto in attacco, sta dedicato in muro e sì, aiutare la squadra, e penso che è successo. Sì. 3 set tiratissimi con tanti ribaltamenti di risultato. Il primo Trento lo vince 25-23, il secondo lo perde con lo stesso punteggio. Nel terzo nuovamente si impongono i gialloblu di 2 punti. Solo alla metà del quarto parziale i biancorossi cedono, lasciando Trento scappare fin sul conclusivo 25-17. Diciamo che ancora non è partita come finale, perché oggi insomma la tensione si tagliava a fette. Il migliore ancora una volta è Matej Kazinski, sontuoso, punto di riferimento evidente della squadra nei momenti di difficoltà. Per lui 22 punti e il 51% in attacco, 3 muri e un ace. Ottima anche la prova di Micheletto, 17 punti e il 60%. Svertoli è lucido e micidiale al servizio. Che bella atmosfera, aggiungerei anche, ringrazio tantissimo ogni singola persona che è venuto qua, che ha contribuito a rendere stasera una serata speciale. E gara 1 non vuol dire molto, vuol dire che si parte 1-0, adesso si va a Civitanova e ci si dovrà rimboccare ancora di più le maniche, perché saremo in trasferta. Trento e Civitanova tornano in campo giovedì ore 20:30 all'Eurosuole Forum per gara 2 di finale scudetto.